nocciola e cioccolato sono i due gusti di gelato che ci avete chiesto di più e oggi vedremo come prepararli in casa senza gelatiera e senza zucchero bianco. Questo periodo è ideale per divertirci in cucina preparando qualcosa di fresco e senza cottura. Ovviamente ci sono tanti modi per preparare il gelato in casa, non c'è un metodo giusto o sbagliato, l'importante è il risultato finale. Noi oggi vi facciamo vedere il nostro metodo senza panna, senza latte e senza zucchero raffinato. I gelati di oggi sono semplici da fare, con pochi ingredienti e la base potrete anche utilizzarla per altri gusti, come per esempio vaniglia o pistacchio e così via. Pronti per cominciare? Prima però vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i prossimi video che stiamo preparando per voi. E se anche voi amate il gelato alla nocciola e al cioccolato, lasciate un mi piace a questo video. Adesso cominciamo! Il primo gelato che prepariamo è al cioccolato, goloso e cremosissimo. Per prima cosa prendiamo 4 uova e le rompiamo in una ciotola capiente. Le sbattiamo bene con una frusta, dopodiché incorporiamo 500 ml di latte di soia e mescoliamo. Mettiamo il composto da parte e in una ciotola uniamo 130 ml di sciroppo d'acero o di agave, 30 g di cacao amaro e mescoliamo bene il tutto in modo da sciogliere anche i grumi. Dopodiché versiamo il composto nella ciotola insieme alle uova e al latte di soia. Aggiungiamo dell'essenza di vaniglia e mescoliamo il tutto. Versiamo il composto in una casseruola e facciamo scaldare a fuoco medio, mescolando sempre. Basteranno 2-3 minuti dal bollore in modo da far addensare leggermente il composto. Ora mettiamo la casseruola in una ciotola più grande con acqua e ghiaccio e facciamo intiepidire la nostra base del gelato. Una volta tiepida la mettiamo in un contenitore e la riponiamo nel congelatore per una notte. Ecco qui il nostro gelato al cioccolato dopo una notte intera nel freezer. Allora, si presenta ovviamente completamente congelato, durissimo come una roccia, è giusto che sia così. Adesso ciò che dobbiamo fare è lasciarlo riposare almeno 10 minuti a temperatura ambiente in modo che si ammorbidisca leggermente e poi possiamo lavorarlo. Quindi lasciamolo riposare. A questo punto possiamo rimuovere il nostro gelato dal contenitore e ci aiutiamo con un coltello e cerchiamo di staccarlo leggermente dai lati in questo modo. Ora prendiamo un tagliere e lo rovesciamo sul tagliere in questo modo. Come vedete si è staccato perfettamente. Adesso dobbiamo semplicemente tagliarlo a pezzi, insomma grossolanamente, non dovete essere precisi perché tanto poi andiamo a frullarlo. Dobbiamo frullarlo per forza in modo da renderlo cremoso, perché quando frulliamo il ghiaccio con tutti gli altri ingredienti il nostro gelato magicamente diventa cremoso. Andiamo. A questo punto, una volta tagliato il nostro blocco di gelato, possiamo inserirlo all'interno di un frullatore. Io sto utilizzando un frullatore con le lame AS. Ne mettiamo poco alla volta, così frulliamo in due fasi. In questo modo sarà più facile frullare tutto il gelato. Ci fermiamo dopo qualche secondo, adesso vi faccio vedere come si presenta. Guardate, è già cremoso, dobbiamo comunque ancora frullarlo leggermente. Guardate già così che bello. Allora, adesso continuiamo a frullare perché lo vogliamo ancora un po' più cremoso. Benissimo, il nostro gelato è pronto. Rimuoviamo la lama e adesso ragazzi vedrete la cremosità, quanto è fantastico. Fatto in casa ragazzi, senza gelatiera. Guardate, guardate. Mamma mia ragazzi. Guardate che meraviglia. Allora, mi raccomando, fate abbastanza di fretta perché in questo periodo fa caldo, quindi vedete che anche il mio si sta sciogliendo in fretta. Lo mettiamo subito in frigo e poi frulliamo la seconda parte. Via.
ragazzi, ci siamo, possiamo finalmente degustare il nostro gelato, anche se io già prima l'ho gustato. E prendiamo un bicchiere semplicemente e creiamo le nostre palline. Guardate che cremoso che è, ragazzi! È veramente fantastico. Mi raccomando, ecco, se qua da noi fa caldissimo in questo momento, quindi dobbiamo fare veloce e rimetterlo subito in frigo, anche se in freezer sarebbe meglio, per farlo rimanere comunque cremoso. Assaggiamo. Mamma mia, è cremosissimo. Che buono, mamma mia, che buono. Ragazzi, non andate via perché ci vediamo dopo col gelato alla nocciola. Questo gelato è in assoluto il mio preferito. Cremoso, intenso, perfetto se amate le nocciole. Per prima cosa distribuiamo 150 g di nocciole su una teglia con carta da forno e le tostiamo nel forno già caldo a 180 gradi per circa 8 minuti. Una volta tostate, le mettiamo su un panno e le strofiniamo in modo da rimuovere la buccia. A questo punto le mettiamo in un frullatore insieme a 500 ml d'acqua. All'inizio aggiungiamo una parte dell'acqua e frulliamo bene, dopodiché uniamo anche il resto dell'acqua. A questo punto rompiamo 4 uova in una ciotola capiente, le sbattiamo bene con una frusta. Dopodiché incorporiamo anche il composto di nocciole. Aggiungiamo anche 130 ml di sciroppo d'acero o d'agave e mescoliamo. Versiamo il composto in una casseruola e facciamo scaldare a fuoco medio, mescolando sempre. Anche qui basteranno 2-3 minuti dal bollore, in modo da far addensare leggermente la nostra base. Se dovessero crearsi dei grumi, basterà frullare nuovamente il composto. Ora, come prima, facciamo intiepidire la base nella ciotola con acqua e ghiaccio, dopodiché la mettiamo in un contenitore e la riponiamo nel congelatore per una notte. Eccoci anche con il gelato alla nocciola, dopo sempre una notte di riposo nel freezer, e anche questo ovviamente si presenta durissimo. Ragazzi, questi gelati ovviamente non sono come quelli tradizionali in cui è presente il latte condensato e la panna da montare, quindi dobbiamo appunto fare questo passaggio e poi frullarlo, quindi tagliare il nostro blocchetto e frullarlo per renderlo cremoso. Nei gelati tradizionali la cremosità è data appunto da due ingredienti, che è il latte condensato e panna fresca da montare. Questi due ingredienti presenti nel gelato tradizionale impediscono, diciamo, il congelamento totale del gelato, come nel nostro caso. Qui non ci sono, però come vedete si può fare tranquillamente anche in casa e anche senza gelatiera. Se voi comunque avete la gelatiera, potete farlo tranquillamente evitando di congelare ovviamente il gelato. Lo mettete direttamente nella gelatiera e poi proseguite con il procedimento. Adesso lo facciamo appunto riposare anche questo circa 10 minuti a temperatura ambiente, in modo da poterlo poi staccare e tagliarlo a pezzi. Ok, adesso siamo pronti, rovesciamo il nostro blocchetto di gelato sul tagliere e proseguiamo nello stesso modo che abbiamo fatto prima, cioè tagliamo a pezzi irregolari, non dovete essere precisi. E adesso inseriamo i nostri cubetti tagliati nel frullatore, come prima. Anche qui potete frullare in due fasi, se il vostro frullatore non è molto capiente. Una cosa che posso consigliarvi è di inserire il contenitore del frullatore e anche le lame nel freezer. In questo modo le terrete ben fredde e quindi il gelato non si scioglierà in fretta se fa tanto caldo. Adesso frulliamo. E dopo un paio di minuti, giusto il tempo per far sì che i cristalli di ghiaccio si sciolgano, il nostro gelato è pronto. Adesso rimuoviamo le lame, poi spostiamo il gelato in un contenitore. Guardate, adesso vi faccio vedere quanto è cremoso. E poi questo ha un sapore allucinante. Cioè, divino. Sì, è proprio un nocciola intensissimo. Cioè, per chi ama le nocciole, questo sarà veramente una delizia. Adesso lo mettiamo in frigo, ancora magari 10 minuti, perché fa molto caldo, e poi possiamo finalmente gustarlo. Ragazzi,
ragazzi, guardate che cremosità. È veramente buonissimo questo spaziale, oserei dire. Adesso, prima di gustarlo, ci mettiamo qualche nocciola sopra e direi che così è pronto. Eccolo qua, pronto il nostro gelato alla nocciola, pronto per essere gustato. Non ho parole. Fatto in casa, così buono, guarda. Ragazzi, io spero che questi gelati vi siano piaciuti e che manterranno un po' più fresca la vostra estate. Come sempre vi ricordo che queste ricette, insieme a tutte le altre che vedete sul nostro canale, potete trovarle scritte sul nostro sito, dove potete trovare anche i nostri libri di ricette. Vi lascio il link qui sotto nella descrizione. Se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e di lasciarci un mi piace e soprattutto fatemi sapere nei commenti quale gelato preparerete. Per oggi io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!